Ciao a tutti ragazzuoli, sono Dave e siamo qui oggi con un importantissimo video su Need for Speed. Oggi siamo qui per prendere gli ultimi due trofei che mi mancano per guadagnare il tanto ambito trofeo di platino. Quindi, i due trofei che mi mancano da prendere riguardano il raggiungimento del livello massimo, quindi livello 50, e il secondo trofeo è quello nel quale dovremo elaborare un'auto con i migliori pezzi presenti tra i pezzi performance. Per arrivare a livello 50, dato che ho finito il gioco, l'unica cosa che possiamo fare sono fare le sfide quotidiane. Quindi dobbiamo fare una gara, sfuggire un inseguimento in meno di 1 minuto e 30 secondi, e battere tre raccomandazioni autolog. Quindi direi di non perdere tempo e di andare a fare subito la nostra prima gara. Abbiamo ancora la nostra BRZ portata fino alla fine, elaborata quasi al massimo. Ho anche altre auto che poi magari vi farò vedere. Allora andiamo a vedere la gara che dobbiamo vincere, è il cavallo giusto. Quindi andiamo sulla mappa e cerchiamo la gara in cavallo giusto. Dermid. Dove cazzo è? I tuner lo sanno. Ancora sto cazzo di tuner lo sanno. Dove stracazzo è sta gara? No, cioè, allora, raga. Dove cazzo è sta gara? Eccolo qua, il cavallo giusto. È pure una gara facile. Perché fare... Eccoci qui ragazzi, finalmente con la gara, il cavallo giusto. Dunque, perché fare le sfide quotidiane per arrivare a livello 50? Perché se ben notate, guardando le ricompense che vi danno le sfide quotidiane, vedrete che vi dà anche una ricompensa che si chiama grado più 1. Praticamente questa ricompensa vi fa salire di un livello. E dato che io sono a livello 48 e mezzo, si può dire, facendo due sfide quotidiane dovrei arrivare a livello 50 e poi di conseguenza platinare il gioco mettendo i componenti più performanti su un'auto. Quindi se siete in crisi, che non sapete come fare a aumentare di livello o qualcosa del genere, sappiate che facendo le sfide quotidiane, che ne escono 3 nuove ogni giorno, potrete aumentare il vostro grado, il vostro livello. Ecco la polizia. Tecnicamente, se riusciamo a scappare dall'inseguimento, prenderemo anche quell'altra sfida quotidiana. Comunque sia, volevo parlarvi un attimo di questo Need for Speed. Dunque, cosa ne penso? Il gioco in sé mi è piaciuto molto, proprio come gioco. Nel senso che è strutturato bene, la personalizzazione delle auto è tornata in gran modo, probabilmente si lavoreranno di più. Ho già sentito parlare di un aggiornamento che includerà i neon, altre auto e altre piccolezze che ora non ricordo. Vaffanculo quello. Le gare della storia non saprei, non mi sono sembrate, a parte qualcuna, ma si possono contare sulle dita di una mano, non mi sono sembrate particolarmente difficili. Ragazzi, abbiamo fatto un errore clamoroso di valutazione. Quel grado più uno che ci dà non è sul nostro livello giocatore, ma è sul grado mensile, che poi ha raggiunto il grado mensile 50, ci dà delle altre cose da sbloccare, $50,000 e tuning nitro tempo capacità 6,80 kg. Quindi siamo inculati e dovremo trovare un altro modo per arrivare a livello 50. Nel frattempo direi di fare anche quest'altra sfida, batti 3 raccomandazioni autolog. Vediamo un po' quali raccomandazioni abbiamo.
Ragazzi, siamo tornati al garage perché per battere le raccomandazioni Autolog ho deciso di cambiare auto e prenderne una decisamente più potente e performante. E quindi ho deciso di prendere la mia Huracan Lambo. Direi quindi che potremo andare a battere ste cazzo di raccomandazioni Autolog. Ad esempio, questo sprint. Io sono a legge, difficoltà difficile. Vediamo un po' lo speedwall. Solito Caser. Un mio amico del PSN, Ciro, ci ha fatto il culo. Quindi direte, andà e sfondarglielo. Eccoci qui, ragazzi, con la raccomandazione Autolog. Vincere è importante perché ci darà molti punti di reputazione che ci permetteranno di arrivare appunto a un livello successivo. Quindi avvicinarci al traguardo del livello 50 per poi riuscire a platinare il gioco. Abbiamo già sbagliato clamorosamente una curva. Di nuovo. Ah, mamma mia, non so guidare stasera. Dai, buona buona ragazzi, siamo secondi. Primi. Benissimo così. E ora andiamocene. Dai, che siamo quasi al 49, ragazzi. Tornantino! Mamma mia, lo sbaglia clamorosamente. Rischia anche quasi di schiantarsi. Io porco! Altra curva a gomito. Ci sta, ragazzi, ci sta. Siamo velocissimi. Siamo velocissimi, li abbiamo staccatissimi tutti quanti. Comunque, trovo il platino di questo gioco molto, molto facile. Tutti i trofei che ci sono si raggiungono. Vaffanculo. Si raggiungono semplicemente con il completamento al 100% del gioco. Cioè, voi completate il gioco al 100% avrete il platino. Non c'è molto da rompersi le scatole, però ne vale la pena perché è un buon gioco. Sbagliamo la curva! Sì, cazzo! È un buon gioco che con gli aggiornamenti che dovrebbe portare la Electronic Arts potrebbe diventare anche un quasi ottimo gioco. L'unica cosa che mi ha lasciato un po' perplesso di questo Need for Speed, riallacciandoci al discorso di prima in cui volevo spiegarvi un po' le mie impressioni, è stata la storia che mi è sembrata sempre un po' troppo sottile. Non ho mai avuto, diciamo, quella sensazione di, non so, quella sensazione di voler, porco Dio! non mi vengono le parole. Non so, ad esempio, sulla storia di Most Wanted, il primo Most Wanted, quello del 2005, quello buonissimo. Insomma, era molto più grintoso, diciamo, cioè dovevi gareggiare per riguadagnarti quello che era tuo perché ti avevano sabotato la macchina e rovinato tutto e cazzi vari. Quindi avevi dentro un po' la sensazione, diciamo, di rabbia, di voglia di arrivare in alto, di, insomma, di spaccare il culo a tutti. Qui invece non mi è mai capitato, insomma, più che di voler vincere le gare perché bisogna vincerle, non ho mai provato niente di così speciale come magari su Most Wanted. Ragazzi, abbiamo battuto la raccomandazione. È un gioco che mi ha fatto veramente rimanere incollato perché mi è proprio piaciuto. Cioè, ve lo dico proprio, mi è proprio piaciuto. Lo stile di guida, le auto, la personalizzazione sono cose che mi fanno aggrappare ai giochi di macchine e poi non mi ci stacco più. Eccoci qui, ragazzi, con la gara il cavallo giusto di nuovo per provare a battere la cazzo di raccomandazione Autolog, sempre del nostro fottutissimo amico Kaserkin, che saluto. Dio lampo, la curva. Eccola lì, figlio di puttana! Ragazzi, dubito fortemente. 38, 39. No! No, ragazzi, potevamo farcela. Non ci credo.
Guardate che sfiga, madonna. Dunque ragazzi, siamo tornati per riprovarci a battere il record del nostro fottutissimo amico. Partiamo già bene larghi sulla sinistra, abbiamo il cofano disintegrato. Vediamo di andare molto meglio questa volta. Dobbiamo ricordarci di stare attenti alle curve a gomito. Comunque penso di non riuscire a portarvi tutta la scampagnata fino a livello 50 in questo video. Però magari mantengo la registrazione attiva mentre gioco per arrivare al livello 50, perché io ho intenzione di platinarlo stasera questo gioco, perché insomma dai, bisogna. E quindi quando sarò in quei minuti in cui, insomma, in quel momento in cui arriverò a livello 50, che andrò a sbloccare i trofei mancanti, magari vi faccio una piccola clip con tanto di reazione e ve la pubblicherò magari su Facebook, non sul canale, o magari in coda al video. Vedremo, vedremo poi come verrà fuori il tutto. Siamo riusciti a sbagliare meno la curva stavolta. Dai ragazzi, 1 minuto e 12. Siamo quasi come prima. Però dobbiamo fare meglio. Dobbiamo fare meglio di prima, ragazzi. Mamma mia, quella flashata mi ha distrutto quella flashata. Mi ha fatto perdere un sacco di tempo quella cazzo di curva. 8 checkpoint, ragazzi. Curva a gomito. Svolta benissimo. Abbiamo rettilineo per andare. 35, 36 checkpoint, 37, 10 secondi, 9 secondi. Fa bene la curva stavolta, ragazzi. E lo si batte. E lo si batte, ragazzi. 1.57.50. Suka. Raccomandazione battuta, ragazzuoli. Grazie a questa gara siamo arrivati a livello 49 e l'abbiamo passato via di poco. Ora io farò qualche gara per avvicinarmi al livello 50, senza farvela vedere, in modo da non far durare troppo il video. Ci rivedremo poi, insomma, per guadagnare i due trofei. Ragazzuoli, ce l'abbiamo fatta. Come vedete sono a livello massimo e l'unica cosa che rimane da fare ora è quella di andare al garage, montare tutti i pezzi di maggior livello in prestazioni sull'auto e sbloccheremo l'ultimo trofeo e quindi in successione il platino. Sono veramente 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 eccitato per la cosa, perché io amo veramente prendere i trofei platino, sono una cosa fantastica. Allora andiamo a vedere questo qui, tutto è questo qui, teoria ne manca ancora uno forse o due, vediamo. In teoria dovrebbe arrivare il trofeo. 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 A trofeo. A dove cazzo stai? Eccolo qui. Eccolo qui, potenza massima. Incredibile. È il platino. Trofeo di platino per Need for Speed. Ragazzuoli, sono veramente veramente entusiasta di questo cazzo di risultato. Trofeo platino in... Vediamo un po'. Ci ho messo per arrivare al livello 50 e dunque finire tutto. La bellezza di 29 ore e 3 minuti per guadagnare questo platino. Un platino che veramente, veramente mi è piaciuto. Perché questo gioco mi è piaciuto tanto, mi ha dato tanto. Mi ci sono divertito moltissimo. Sono contentissimo di aver preso il platino. Ragazzuoli, grazie per avermi fatto compagnia in quest'ultima impresa su Need for Speed. Vi porterò come prossimo video su Need for Speed, ancora non so quando, un video sul tuning, appena riesco a trovare il tempo e anche il modo in cui replicare qualche auto figa o l'idea di farne una. Per adesso vi lascio così. Vi ringrazio veramente per tutto quello che state facendo, i mi piace, le visualizzazioni, tutto quanto.
Vi chiedo di lasciare un like a questo video, di commentare se vi è piaciuto, se vi serve un aiuto per sbloccare qualche trofeo, magari riesco a darvi qualche consiglio o qualcosa di simile. Lasciate un like, un commento, se vi va iscrivetevi al canale per vedere altri fantastici video e al prossimo video!